sarà comparso l'avviso questa riunione in streaming, quindi insomma cliccate sempre su preso. E direi che ci siamo, quindi Daniela, a te la parola. Perfetto, bene. Allora, partiamo con questa prima giornata di questa iniziativa che appunto prende avvio con questo seminario, ma continuerà con dei laboratori tematici che sono previsti tra gennaio e marzo e che è dedicata appunto ai temi della identità, della storia e delle migrazioni. Diciamo che siamo qui perché, insomma, vorrei dirla in questi termini, c'è stata una serie di intrecci, la racconto come una serie di intrecci, nel senso che questa iniziativa, che appunto abbiamo intitolato La costruzione del noi, nasce innanzitutto, questo è il primo intreccio, da un lavoro congiunto tra l'Istituto Storico di Modena e il CRID, che è il Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazione e Vulnerabilità dell'Università di Modena e Reggio Emilia, e in particolare l'Osservatorio Migranti, per il quale insomma, ringraziamo soprattutto il professor Thomas Casadei, che ci ha aiutato appunto a costruire il palinsesto di questo seminario e che farà un intervento anche nella giornata di domani, e il Comune di Modena attraverso il servizio MEMO, il Multicentro Educativo Sergio Neri, che io ho la fortuna di coordinare. E quindi diciamo che questo è stato il primo intreccio che ha fatto partire un pochino tutta l'iniziativa. L'altro intreccio importante riguarda proprio, visto che insomma, appunto ho citato MEMO, riguarda un po' quello che facciamo noi a MEMO. Noi siamo un settore, un servizio del settore educativo del Comune di Modena di supporto alle autonomie scolastiche, quindi noi ci occupiamo di tante attività. E in questo occuparci di attività diverse, però diciamo che la finalità che le tiene assieme è quella, possiamo definirla così, di rendere disponibile alle scuole e ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze che sono all'interno del percorso di istruzione dalla nascita fino a 18 anni, e se non lo sono facciamo in modo che ci entrino, e tutto rendere disponibile quello che il territorio offre, con territorio spesso noi abbiamo in mente qualcosa di più ampio, dei confini della città, quello che il territorio offre per pensare a un percorso, diciamo, formativo in senso ampio, un percorso formativo, che sia veramente il più ricco possibile, per loro. E tra questi, per quanto riguarda i temi di cui ci occupiamo in questa iniziativa, la costruzione del noi, quindi i seminari e i laboratori che verranno, in particolare il raccordo tra scuola e territorio viene svolto dall'Ufficio Intercultura, in particolare da Caterina Bellè, che ringrazio, e all'interno di questo raccordo noi abbiamo raccolto dei fabbisogni formativi, che è la ragione insomma, per cui ci sono tanti docenti collegati che in un qualche modo ci confermano questo, e il fabbisogno formativo che hanno riportato, in particolare le referenti, ma attraverso le referenti i docenti, è quello di avere un luogo di approfondimento in cui che li aiutasse un po' a decentrare lo sguardo, ecco, a cogliere il punto di vista dell'altro, ma soprattutto attraverso questo rendersi conto, essere consapevoli dell'implicito culturale che c'è dietro alle pratiche didattiche, che c'è molto dietro a quelle che sono le burocrazie scolastiche, e che spesso poi creano dei cortocircuiti comunicativi che affaticano la quotidianità scolastica e non riescono poi ad aiutare a raggiungere i risultati voluti. E di questo lo sappiamo perché l'anno scorso
abbiamo fatto un tentativo, forse non del tutto riuscito perché è molto complicato, però abbiamo provato a rendere accessibile e disponibile alle famiglie che non, diciamo, non sono dentro, ma appartengono a quella che è il nostro tessuto culturale, e la nuova sistema valutazione della primaria, che magari alle volte è anche difficile per quelli che sono dentro al nostro tessuto culturale. Quindi questo è stato un primo intreccio. E da qui è nato un altro intreccio, perché è chiaro che mentre gli insegnanti chiedono questo, apparentemente chiedono di capire meglio gli altri, ma fondamentalmente per capire meglio noi. E quindi questo forte intreccio che c'è tra la nostra, tra noi e gli altri, come questo costruisce la nostra identità, e da qui il titolo, La costruzione del noi. E poi l'ultimo intreccio, che è quello che dà un po' il senso di questo seminario, il fatto che un tema così complesso come quello dell'identità necessita di essere visto, analizzato e guardato da più punti di vista, e quindi è per questo che abbiamo pensato ad un seminario multidisciplinare che accogliesse prospettive disciplinari diverse, da quella storica, a quella antropologica, a quella giuridica, per cercare di delineare o tentare di comprendere un po' i processi nei quali siamo immersi. E io non mi dilungo oltre, se non ancora un minuto per riportarvi i saluti dell'assessora Grazia Baracchi, l'assessore settore servizi educativi e pari opportunità del Comune di Modena, che non ha potuto essere presente oggi, ma insomma che a distanza sostiene questo progetto, e che peraltro si inserisce in una cornice più ampia, che è quella per cui, insomma, il Comune di Modena ha aderito nel 2019 alla Rete delle Città Interculturali del Consiglio d'Europa. E aggiungo anche come ultimo elemento che la settimana scorsa a Modena è stato presente, cioè, il Festival delle Migrazioni, e quindi una settimana ricca di eventi e di riflessioni. In particolare, diciamo, il 4, nella giornata del 4, quella di apertura, grandi riflessioni sono state dedicate al mondo della scuola, all'educazione e al dialogo tra generazioni. Tra l'altro, tutte le registrazioni le potete ritrovare sul sito dedicato al Festival dell'Immigrazione. Quindi diciamo che il dialogo e la riflessione oggi, in un qualche modo, idealmente continua. E quindi io non mi dilungo oltre, e a me il compito di presentare i relatori di oggi, cominciando dal primo, che è il professore Giuliano Albarani, che è docente di storia delle migrazioni presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, che parlerà appunto di migrazioni nella storia, un'ipotesi di periodizzazione, evidenziando in essi che intercorrono tra, diciamo, l'attitudine migratoria della nostra specie e quella che è le caratteristiche, insomma, dell'immigrazione nella modernità. Questo forte intreccio e la necessità di considerare oggi le migrazioni come variabile decisiva e ordinaria per la comprensione del mondo in cui viviamo. E poi, insomma, ce lo dice lui, ci racconterà lui, ok? Parola a Giuliano Albarani. Grazie Daniela e grazie anche per l'invito alla partecipazione a questa articolata e bella iniziativa alla quale io cerco di dare un contributo nella speranza chiaramente non di proporre interpretazioni o letture risolutive, ma di cominciare a apparecchiare in quanto primo relatore un po' di ordini problematici. Al solito, come succede in queste circostanze di erogazione in remoto delle attività, faccio forte, o a questo punto forse faccio debole perché siamo tutti un po' in saturazione da PowerPoint, di una piccola presentazione, giusto per avere, diciamo, una iconografia di riferimento e anche qualche titolazione che possa supportare la mia esposizione. Intanto, al solito vi chiedo se si vede quello che sto condividendo. Affermativo. Questo di solito è il momento decisivo della relazione, poi tutto il resto è secondario, no? Mi vedete o mi sentite? E
Allora, il mio intervento verterà su problematiche di carattere storico, ma adottando in partenza una prospettiva futuribile. Vi dico subito quindi che, diciamo, muoverò nella mia esposizione dalla considerazione, basata naturalmente non sulle mie ricerche personali, ma su rapporti delle istituzioni internazionali, mi muoverò dalla considerazione di quelle che appaiono, diciamo, le proiezioni più verosimili relative ai flussi migratori che concernono uno dei serbatoi migratori principali del nostro mondo, cioè l'Africa e in particolare l'Africa subsahariana. E a partire da questa prospettiva, diciamo, futuribile, cercherò di vedere insieme a voi, di proporvi di fatto una periodizzazione delle migrazioni africane e una periodizzazione delle cause che possono essere a monte delle migrazioni africane per arrivare, lo dico subito, lo anticipo subito, alla conclusione che forse il tema quando si parla di migrazioni non è tanto quello della periodizzazione, quanto piuttosto quello della capacità di muoversi su più livelli interpretativi e su più scale di lettura. Ma adesso non voglio anticipare troppo, anche perché tutto rischierebbe di sembrare molto virtuale, molto fumoso, e dentro nella mia illustrazione, naturalmente poi dando subito spazio e ascolto a quelle che potranno essere le eventuali riflessioni che ne conseguiranno, anche le domande per successive chiarificazioni. Allora, dicevo, parto da una prospettiva futuribile relativa al continente africano, che ovviamente ha delle implicazioni molto importanti quando si parla di prospettive migratorie, di scenari migratori del futuro, nel senso che il continente africano attualmente assomma una popolazione di circa 1 miliardo e 300 milioni di persone, una popolazione che, diciamo, possiamo suddividere abbastanza convenzionalmente fra Africa sahariana, in cui abbiamo circa 300 milioni di abitanti, e Africa subsahariana, che ha superato abbondantemente il miliardo di abitanti. Questa divisione è una divisione interessante e importante, perché mentre nell'Africa sahariana abbiamo assistito in tempi recenti ad una transizione demografica che ha visto il progressivo contenimento del tasso di fecondità e quindi un progressivo innalzamento anche dell'età media della popolazione, l'Africa subsahariana, dicitura ovviamente molto ampia e rispettosa delle specificità che vi sono all'interno, è caratterizzata ancora oggi da una notevole vitalità demografica, tanto che si contraddistingue per il fatto di avere la popolazione percentualmente più giovane del pianeta. Al 2050, in ragione, diciamo, degli addendi, degli elementi che sono ravvisabili oggi, secondo appunto autorevoli studi che sono innanzitutto pertinenti il lavoro che fanno le Nazioni Unite sull'argomento, il continente africano avrà una popolazione di 2 miliardi e 500 milioni di persone, il che determinerà anche, se vogliamo, un ristabilimento di quello che è stato il peso storico dell'Africa sulla demografia mondiale complessiva. Se consideriamo che nel 2050 l'umanità dovrebbe avvicinarsi o addirittura traguardare i 10 miliardi di esseri umani presenti sul globo, ci accorgiamo appunto che 2 miliardi e mezzo consiste nel 25%, equivale al 25% della futura popolazione. Una cosa che l'Africa ha sempre, una dimensione, una incidenza che ha sempre avuto nel corso della storia, è che solo, diciamo, in tempi recenti, per motivazioni che poi andremo a vedere, ha visto delle riduzioni, ha visto delle restrizioni.
Il fatto che l'Africa si presenti come il continente demograficamente più vitale e quindi maggiormente a rischio in un lasso di tempo relativamente breve, stiamo parlando di 30 anni di sovrappopolamento, con tutto quello che comporta in termini di urbanizzazione selvaggia, di aggressione alle risorse e anche di conflittualità che ne possono conseguire, fa immaginare appunto in prospettiva che vi sarà un travaso di popolazione che ovviamente abbiamo già potuto ravvisare negli ultimi decenni dal continente giovane per eccellenza, l'Africa, al vecchio continente, che oltre ad essere vecchio continente è anche notoriamente continente vecchio, perché l'Europa ha i tassi di natalità più bassi ed è caratterizzata dalla più alta percentuale di over 65 nell'intero globo terrestre. Quindi la prospettiva, diciamo, abbastanza plausibile, al netto naturalmente di variabili e di congiunture che noi possiamo ravvisare. Ne abbiamo in corso una che evidentemente rappresenta un fattore distorsivo della regolarità dei flussi migratori, quella della pandemia, però diciamo che in prospettiva l'idea è che ci sarà un rimpiazzo di popolazione su basi migratorie dal continente africano, in particolare dall'Africa subsahariana, al vecchio continente nei prossimi decenni. E questo, diciamo, viene ovviamente agitato come uno spauracchio dai sostenitori delle tesi della sostituzione. Sapete che tra l'altro queste tesi stanno avendo anche un ricetto, un ascolto imprevedibile fino a pochi mesi fa all'interno della campagna presidenziale francese, perché è poi francese il primo teorizzatore, diciamo, dell'ipotesi della sostituzione. Si chiama Camus, ovviamente non ha niente a che vedere con il Camus bravo e intelligente di cui abbiamo letto Lo straniero e la peste. Al di là però dello spauracchio, diciamo, della prospettiva della sostituzione, è abbastanza ragionevole e in qualche modo possiamo dire auspicabile che ci sarà appunto un riequilibrio demografico tra le due sponde del Mediterraneo e che l'Unione Europea, che attualmente consta di circa 500 milioni di abitanti, per sopperire a quello che sarà il suo gap demografico e al rischio di una dinamica demografica è implosiva di un circolo vizioso per cui il calo di popolazione diventa inarrestabile, sarà pronta, disposta, orientata e magari anche, mi verrebbe da dire, felice di ospitare contingenti significativi di immigrati nell'ordine, queste sono appunto le stime delle Nazioni Unite, di 1.700.000 immigrati all'anno, che sarebbe la cifra semplicemente sufficiente per rimpiazzare il calo di popolazione che viene previsto a carico del vecchio continente. Ecco, di fronte a questa prospettiva futuribile, ma appunto di un futuro tutt'altro che remoto, imminente, di un'intensificazione dei flussi migratori dall'Africa all'Europa, corre in qualche modo la necessità, e credo anche la curiosità intellettuale, di chiedersi quali possano essere, al di là, diciamo, di una visione idraulica dello spostamento delle popolazioni, per cui dove un continente si svuota, affluisce popolazione migrante da un altro continente, quali possono essere le dinamiche che sovrintendono, che determinano appunto questi flussi migratori. Per dirla in termini più espliciti, più concreti e più diretti, in quale sequenza storica, all'interno di quale itinerario, tracciato, dinamica storica, possiamo provare a interpretare preventivamente, facendo un po' storia del futuro, quello che sarà ragionevolmente il copioso afflusso di popolazione dell'Africa subsahariana nel vecchio continente nei prossimi decenni. E qui sta, diciamo, il cuore della mia proposta interpretativa e anche, diciamo, di quella che può sembrare una piccola grande provocazione intellettuale. Nel senso che un primo modo, diciamo, di leggere
la dinamica migratoria che noi vediamo in essere, ma che attendiamo in crescita nei prossimi anni, è quello di raccordare la dinamica migratoria africana alla storia recente, alla storia degli ultimi decenni, di vederla in qualche modo in continuità con una pressione migratoria verso il vecchio continente che possiamo far decorrere convenzionalmente a partire dalla decolonizzazione, in particolare dal annus mirabilis, anche se per tanti esiti successivi, da un certo punto di vista horribilis, delle indipendenze africane, cioè il 1960, quando appunto possiamo dire che almeno formalmente si è chiusa per un gran numero di paesi, quasi un terzo dei paesi della carta politica africana, la stagione in cui i flussi migratori erano flussi migratori in entrata di europei colonizzatori o comunque legati all'esperienza della colonizzazione, ed è iniziata una nuova fase storica in cui, prima nella direzione degli ex paesi metropolitani colonizzatori, poi in direzioni sempre più diversificate, gli africani, sia del Maghreb sia dell'Africa subsahariana, hanno iniziato a spostarsi. Ovviamente questo inizio di spostamento è un inizio che è stato fortemente inibito e filtrato dai fabbisogni, dalle esigenze, e quindi dal rapporto di dominio instaurato a carico sulla schiena dell'Africa da parte dell'Europa. Ancora oggi noi sappiamo che il potenziale migratorio del continente africano è un potenziale molto superiore a quello che si declina in maniera attuosa, concretamente, nei flussi migratori che ravvisiamo, ma questo è un problema generalizzato, nel senso che oggi nel mondo ci sono poco meno di 300 milioni di migranti, distribuiti ovviamente nelle diverse aree del pianeta, e questi 300 milioni rappresentano una percentuale forse sorprendentemente bassa della popolazione umana nella sua totalità. Dico sorprendentemente per la centralità che il tema delle migrazioni ha nel dibattito pubblico, politico e anche a volte purtroppo nelle forme più radicali di chiusura identitaria nei confronti dei flussi migratori. Se andiamo a vedere le percentuali, ci accorgiamo che di fatto il contingente dei migranti, tecnicamente definibili come tali, non è molto superiore a quello che c'era nel 1960. Ovviamente i numeri assoluti sono molto diversi perché la popolazione umana nel 1960 ha traguardato i 3 miliardi di persone, oggi stiamo andando verso gli 8 miliardi e quindi c'è un bacino di riferimento molto diverso, ma le percentuali sono sostanzialmente simili, con una differenza però molto importante, che queste percentuali sono simili perché vi è nel mondo un acclarato potenziale migratorio che è ostacolato dalla chiusura delle frontiere e dalla forte indisponibilità, dalla significativa indisponibilità di molti paesi, fra cui evidentemente gli stessi paesi europei, ad accogliere ed ospitare migranti. Sempre le Nazioni Unite ci dicono che su base, diciamo, di campione abbastanza rappresentativo, la stima delle persone che sarebbero disponibili a migrare permanentemente nel mondo attuale è di almeno 1 miliardo di persone. Quindi è come se noi avessimo, perdonate la banalizzazione, 750 milioni, 700 milioni di persone che sono sul piede di partenza e che ovviamente vengono inibite nella loro dinamica, nella loro stortita migratoria da una serie di fattori che sono quelli di carattere economico, culturale, ma soprattutto sono le chiusure selettive delle frontiere. Chiusure selettive che, va detto per inciso, non costituiscono, come dire, un elemento regolare della storia, che costituiscono anzi un fattore specifico del nostro tempo, in cui noi abbiamo abbastanza plasticamente, soprattutto a seguito degli accordi sulla liberalizzazione dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, una ampia liberalizzazione dei capitali e delle merci che con i negoziati GATT e con il WTO hanno iniziato e poi sempre più copiosamente hanno proseguito nella loro distribuzione incondizionata
in giro per il mondo, l'anno cruciale da questo punto di vista è il 2001, quando la Cina è entrata nella World Trade Organization. Abbiamo, grazie all'innovazione tecnologica, una circolazione pressoché incondizionata, a parte i casi in cui viene schermata dai regimi di carattere autoritario delle informazioni. Come ha scritto qualcuno di molto intelligente, di molto perspicace, dei tre fattori della produzione e del gioco dello scambio economico, cioè capitali e merci da una parte, informazione dall'altra, esseri umani dall'altra ancora, l'unico fattore che ancora viene filtrato e che viene ostacolato nella sua mobilità è costituito dalla componente umana. E credo, come dire, di parlare ad una platea che è abbastanza avvertita di quali sono i motivi per cui questo fattore viene filtrato, che non sono solo motivi, diciamo, di opportunismo politico, perché accettare, accogliere i migranti non fa prendere voti, ma sono motivi legati anche ai modelli di capitalismo che si stanno affermando nel pianeta, che hanno un grosso vantaggio nel mantenere una manodopera sottoretribuita e sottoimpiegata nei paesi di origine. Se raccordiamo la tendenza migratoria prospettica che noi vediamo dell'Africa alla storia presente o alla storia comunque recente, la storia contemporanea con la C maiuscola, la storia proprio degli ultimi 50-60 anni, noi siamo portati, diciamo, a percepire, a leggere questa tendenza futuribile degli africani a un sempre più massiccio spostamento. Siamo portati a raccordare questa tendenza a prevalentemente quegli elementi di carattere immateriale, un importante filosofo dell'Ottocento avrebbe detto di carattere sovrastrutturale, che abbiamo visto condizionare, governare, determinare in molti casi i flussi migratori in uscita dall'Africa negli ultimi decenni. Cioè, detti in altri termini, se noi andiamo a vedere la migrazione che ci attendiamo dall'Africa e la leggiamo inforcando gli occhiali legati alla lettura della storia recente, siamo indotti a pensare che gli africani che arriveranno in Europa e che comunque si sposteranno sul globo saranno in qualche modo condizionati, saranno orientati e saranno un calco, una prosecuzione, se vogliamo, un'espansione di quella umanità migrante dall'Africa che si è mossa negli ultimi decenni e che negli ultimi decenni, nella nostra lettura, nella nostra decodificazione, si è mossa soprattutto per fattori di carattere culturale, di carattere politico, di carattere identitario e meno, diciamo, per altri fattori. Perché dico questo? Perché obiettivamente, se noi andiamo a ragionare sui flussi migratori in uscita dall'Africa, che fanno parte del più ampio capitolo e del più ampio ambito dei flussi migratori dal sud al nord, che sono diventati prevalenti nel nostro tempo, come si vede qui nella slide, costituiscono il 45% dei flussi migratori in epoca corrente. Vediamo che molto spesso i migranti, soprattutto i migranti dell'Africa subsahariana, sono migranti che se ne vanno per la impossibilità di partecipare al gioco politico di democrazie molto giovani, molto acerbe, in alcuni casi decisamente incompiute. Sono migranti che se ne vanno sulla base di un stock di istruzione superiore a quello delle generazioni precedenti, che fanno fatica a capitalizzare nei paesi di appartenenza. Vediamo che sono migranti che si muovono perché hanno comunque una prospettiva di vita legata anche alla dinamica dei consumi, dinamica incrementale dei consumi, perché non dobbiamo mai dimenticare che chi si mette sulla rotta della migrazione, nella maggior parte dei casi, non il paria, non il sottoprivilegiato, non il sottoproletariato, ma è quell'appartenente a una classe medio-bassa che guadagna qualche dollaro al giorno, no? Il range di riferimento, dicono gli economisti, a me pare abbastanza improbabile, comunque mi fido di loro, va dai 2 ai 50 dollari al giorno, chi ha comunque, diciamo, un piccolo capitale a disposizione con il quale immaginare
una vita professionalmente anche dal punto di vista della dotazione dei consumi più simile alla cosiddetta vita occidentale. Ecco, l'Africa migrante degli ultimi anni è l'Africa dei giovani che se ne vanno dai colpi di Stato, è l'Africa dei giovani che se ne vanno, giovani che costituiscono, attenzione, una percentuale imponente della popolazione africana. Pensate che in Africa attualmente il 40% della popolazione ha meno di 15 anni e questo dato incorpora anche appunto i paesi più anziani, più âgés, come quelli dell'area maghrebina, perché se andiamo invece all'Africa centrale e occidentale abbiamo percentuali che sfiorano e superano il 50%, un paese ad esempio come il Togo, da cui viene questa immagine, in cui più della metà della popolazione è sotto la soglia dei 15 anni. Quindi stiamo parlando appunto di un continente di giovani che proprio per questo fatica a accettare, fatica ad assuefarsi a quelle che sono le strutture dal punto di vista culturale, dal punto di vista politico dei paesi di origine. Un dato abbastanza impressionante da questo punto di vista è un dato che ho trovato in un libro che vi consiglio di leggere, che mi ha dato molti spunti, quello di Stephen Smith, dedicato appunto, pubblicato da Einaudi qualche anno fa e incentrato proprio sulla mobilità africana verso l'Europa, in cui si raffigura icasticamente il fatto che il differenziale anagrafico fra governanti e governati in Africa è superiore ai 40 anni. Ora, magari corre subito mente il fatto che anche i nostri politici, anche le nostre classi dirigenti non sono esattamente un simbolo di svecchiamento, ma il tema, nel caso dell'Italia, come può essere evidentemente quello del Giappone o della Francia, è che c'è un'osmosi fra classi dirigenti senili e una società senilizzata, mentre invece in questo caso abbiamo molto spesso un differenziale anagrafico fra chi ha il potere, che vuol dire che ha anche le leve per beneficiare di quell'economia estrattiva delle concessioni che determina le sorti dell'esistenza, il differenziale anagrafico fra chi ha il potere e chi non ce l'ha, e che quindi è portato ad andarsene anche perché appunto è istruito, ha solitamente la padronanza dell'inglese, che vuol dire tantissimo nella recente migrazione africana, perché padroneggiare l'inglese, non essere vincolati alle seconde lingue coloniali, significa avere un'apertura di orizzonte impensabile rispetto alle possibili mete di destinazione, quindi non dover essere più legati, diciamo, a quei corridoi biunivoci che hanno messo in connessione le storie dei paesi metropolitani con i paesi colonizzati. Questo appunto è l'approccio recensore, in qualche modo, l'approccio di prossimità, quello che ci fa immaginare che i fenomeni migratori africani che stiamo vedendo e che vedremo e che probabilmente appunto saranno nei prossimi anni sempre più copiosi, siano di fatto un continuum, siano in linea di continuità senza soluzione di continuità con le migrazioni più legate a determinazioni, a fattori di carattere sovrastrutturale degli ultimi decenni. Ovviamente posso immaginare che la mia spiegazione abbia lasciato qualcuno più che perplesso, perché ogni qualvolta ragioniamo sulle dinamiche migratorie africane, anche quelle appunto degli ultimi decenni della decolonizzazione e purtroppo in molti casi del neocolonialismo, quando ragioniamo su questi fenomeni siamo portati ovviamente a considerare con grande importanza i fattori di carattere economico, no? Che io ho artatamente lasciato da parte, diciamo, nella prima ipotesi esplicativa. Perché è chiaro che se si rimanda alla dimensione, o meglio, alla matrice economica delle migrazioni africane, e come dire, si interpretano le migrazioni correnti e future alla luce della dimensione economica, degli squilibri nord-sud, delle storture di economie di paesi in via di sviluppo che sono caratterizzate da profonde disuguaglianze e da profonde inefficienze, a questo punto la nostra visuale interpretativa allarga di molto, amplia di molto l'orizzonte cronologico di riferimento, perché se noi dobbiamo andare a vedere, diciamo, qual è stata
la fase iniziale, qual è stato il momento germinale della disuguaglianza fra il cosiddetto Occidente, che oggi, no, con un po' di pudore chiamiamo paesi OCSE, e il resto del mondo, ma soprattutto quella parte del resto del mondo che chiamiamo Africa. Ovviamente non possiamo fare riferimento in maniera circoscritta e molto miope solo agli ultimi decenni. Sappiamo, abbiamo consapevolezza del fatto che le asimmetrie di carattere economico e le dinamiche dello sfruttamento intensivo che hanno impoverito il continente africano a beneficio di altri, durano, decorrono a partire dalla età moderna e in particolare decorrono dal momento in cui, in maniera non solo simbolica, ma anche molto sostanziale e molto fattiva, il sistema atlantico del capitalismo europeo ha aggredito le risorse materiali e soprattutto umane del continente africano. Se dobbiamo riandare appunto alla genesi della penuria che contraddistingue quasi come stato apparentemente inerziale e immodificabile la storia dei paesi africani, e se dobbiamo andare all'epoca da cui far dipanare l'idea molto diffusa, non solo fra razzisti conclamati, ma anche nel senso comune, per cui l'Africa ha avuto storia solo in quanto questa storia è stata portata dagli europei, ecco che facciamo riferimento al commercio atlantico degli schiavi, al commercio triangolare e più in generale all'aggressione delle risorse umane e materiali del continente africano. Attenzione perché molto spesso si sottovaluta il raccordo esistente fra il capitalismo atlantico, quello appunto delle navi negriere, ma anche quello delle colture estensive impiantate in area caraibica e sudamericana, e anche quello delle triangolazioni commerciali fra Europa, Africa e diciamo nascente continente americano, nel senso che il continente americano si andava popolando. Ecco, quando facciamo riferimento a questa fase storica e a questa, diciamo, dimensione storica, sottovalutiamo molto il nesso che esiste fra i processi di accumulazione e di espropriazione di forza lavoro e di materie prime, che sono propri, organici del commercio atlantico, e quella cosa che noi chiamiamo rivoluzione industriale. Da dove vengono i capitali della rivoluzione industriale? Da dove viene l'accumulazione originaria che ha dato fiato, ha dato vento, ha dato sostanze, alimento alla trasformazione che ha cambiato le sorti del pianeta e che ha avviato quella che Pomerance ha chiamato la grande divergenza fra il mondo industrializzato, Europa, America e il resto del mondo? Beh, questa accumulazione originaria, questa sottrazione di valore in termini di lavoro e di materie prime, ha a che fare potentemente con la colonizzazione, prima timida e poi sempre più intensiva, dell'Africa. Da questo punto di vista mi permetto, come dire, di essere piuttosto perplesso e forse anche sardonico nei confronti delle raffigurazioni dell'accumulazione originaria che vengono spesso presentate nei manuali, quando l'idea è che alcune recinzioni e alcune, diciamo, sortite intraprendenti di geniali rampolli dell'aristocrazia inglese da sole abbiano alimentato quella colossale trasformazione del modo di produrre, distribuire e consumare che è stata appunto la rivoluzione industriale. E con la rivoluzione industriale la grande divergenza che noi ravvisiamo già a partire dai primi decenni dell'Ottocento. La genesi di questa stortura, di questa asimmetria, la genesi di questa incongruenza nei livelli di sviluppo del pianeta, la genesi del fatto per cui il peso demografico delle nazioni non ha più una ricaduta diretta sulla ricchezza delle nazioni stesse, per cui nazioni molto piccole possono diventare molto potenti economicamente e nazioni demograficamente esplosive come la Cina e l'India
finiscono nella periferia del sistema mondiale dell'economia capitalistica. Ecco, la motivazione è legata appunto al salto della rivoluzione industriale, ma la rivoluzione industriale non è concepibile se non si fa riferimento al colossale moto di espropriazione di valore che viene fatto attraverso la tratta atlantica degli schiavi, attraverso la costruzione, l'impianto delle coltivazioni estensive, nelle Americhe, e attraverso l'imposizione di un commercio diseguale ai tre lati dell'Atlantico. È lì che, germina quel valore che poi darà appunto, lievito alla rivoluzione industriale e alla disuguaglianza del mondo, quella disuguaglianza che appunto ha cominciato a battere in testa, ha cominciato a rientrare proprio in seguito alla Seconda Guerra Mondiale e in seguito ai processi di globalizzazione, ma che ancora oggi noi ravvisiamo e che si traduce nel famoso apologo per cui il 90% delle fortune professionali e anche delle opportunità di una persona non è legato ancora oggi al suo talento, ma è legato evidentemente al luogo in cui ha l'avventura o la sventura di nascere. Terza e ultima possibilità di lettura delle futuribili migrazioni africane, quella che non solo guarda, diciamo, al passato recente, non solo guarda al passato un pochino più lontano della grande divergenza e della tratta degli schiavi, ma guarda in profondità nella storia più remota, in quella che solitamente noi non consideriamo nemmeno storia, no? La preistoria, come si usava dire, fortunatamente oggi sempre meno si è portati a dire. Nel senso che provando ad allargare l'inquadratura, provando ad allargare lo spettro con cui inquadriamo i fenomeni migratori, evidentemente non solo africani, ma soprattutto africani per le loro dimensioni, viene, come dire, da raccordare questa ipotetica, plausibile redistribuzione di popolazione sulla faccia del pianeta, non tanto a delle vicende storicamente determinate, quanto alle dinamiche, alle traiettorie del tempo profondo in cui Homo sapiens è uscito, è chiaro che qua diciamo la suggestione, la logica è molto forte, è uscito dall'Africa. L'Autofafrica di Sapiens, che si colloca, secondo diciamo le stime più credibili, intorno a 100.000 anni fa, almeno per la prima ondata, che ebbe poi come diramazione, come direttrice quella orientale e verso il bacino dell'Oceano Indiano, e poi su fino allo stretto di Bering. E quella, l'altra, diciamo, uscita dall'Africa, più recente, collocabile intorno a 40.000 anni fa, che avrebbe visto attraverso la penisola del Sinai l'arrivo dei sapiens prima nell'area caucasica e poi nell'Europa, dove notoriamente i sapiens sarebbero stati tra i fattori di sterminio di ominidi di altro tipo che erano i Neanderthal. È chiaro che con questa campitura cronologica spiazziamo, diciamo, qualsiasi lettura che voglia essere di carattere storico, perché a questo punto le migrazioni africane, correnti ma soprattutto future, appaiono come un capitolo importante, significativo, copioso, ma un capitolo di un lungo, articolato e, se vogliamo, anche entusiasmante, seppure non privo di implicazioni negative, racconto, che è quello appunto del popolamento del pianeta da parte dei sapiens, cioè della riuscita da parte di una particolare specie di ominidi, di quel tentativo che forse hanno provato, hanno abbozzato altri ominidi, ma che non è mai riuscito per i predecessori e anche per i contemporanei
sapiens. Da questo punto di vista, la storia della migrazione, anche della migrazione futura, la storia della migrazione che ci apprestiamo forse a vedere, è una storia che ci parla del rapporto di questa specie, di primate bipede particolare con il pianeta, con la colonizzazione del pianeta. Ci parla di questo animale sociale che ha livelli di performatività che sono di fatto paragonabili solo a quelli di alcuni insetti sociali, le formiche, le termiti, le vespe e poco altro. Ci parla del rapporto costitutivo esistente fra i sapiens e le migrazioni, perché di fatto la nostra specie non si è costituita preventivamente rispetto alle migrazioni, ma si è costruita, si è determinata anche dal punto di vista morfologico, dal punto di vista epigenetico, pensate ad esempio al tema della pigmentazione della pelle, oppure dal punto di vista culturale, pensate alla nascita del linguaggio e alla diversificazione dei linguaggi all'interno delle migrazioni. Non c'è niente di più sbagliato che concepire l'auto. Devo chiedere di avviarsi a concludere. Sì, non c'è niente di più sbagliato che immaginare che l'autofafrica sia l'uscita dall'Africa di una specie che si è conformata e che si è in qualche modo modellizzata preventivamente, che poi, dopo aver fatto bene i compiti a casa, a questo punto è attrezzata per uscire. In verità, è nell'uscita ed è soprattutto negli sconfinamenti di carattere latitudinale, quindi la direttrice sul nord, che i sapiens costruiscono appunto la loro morfologia, ma costruiscono anche la loro epigenetica e la loro cultura. E allora vado a concludere per dire che se leggiamo, se tentiamo di leggere le migrazioni africane presenti e future, secondo, diciamo, una prospettiva storica, possiamo adottare in alternativa, diciamo, il raccordo fra queste migrazioni e le dinamiche più recenti, quelle che qui chiamo cause presenti di carattere prevalentemente politico-culturale, oppure le cause più lontane di carattere economico-sociale e in alternativa ancora le cause remote che, come dire, inscrivono questa migrazione all'interno del più generale rapporto della popolazione umana con il pianeta. E semplicemente però quello che mi sento di proporre in chiusura del mio intervento di fronte ad una platea di insegnanti è quello di superare diciamo, il totem della periodizzazione e il totem, se vogliamo, della contestualizzazione storico-cronologica ideale. E di leggere, provare a leggere le migrazioni africane presenti e future, ma a questo punto dico tutte le migrazioni presenti e future, adottando non in alternativa queste scale temporali e diciamo questi approcci di carattere epistemico, per cui qualcuno privilegia la dimensione politico-culturale, qualcun altro la dimensione economica, qualcun altro la dimensione biologico-ambientale, ma di considerare ogni fenomeno migratorio esattamente all'intersezione o come prodotto cumulativo di questi tre livelli. Questo naturalmente è molto stimolante dal punto di vista intellettuale e forse meno inverosimile di quanto non possano essere le letture riduzionistiche che imputano i fenomeni migratori ogni volta ad una causa specifica afferente a uno dei tre ordini, ma soprattutto mi viene da dire che è un grande patrimonio in termini di insegnabilità delle migrazioni, della storia delle migrazioni, perché significa afferire e capitalizzare la presenza di più sguardi disciplinari e quindi di suggestioni che vengono da più ambiti culturali. Ho terminato, chiedo scusa per lo sforamento e mi taccio. Bene, grazie professor Alvarani. E proprio su quest'ultima slide direi che come dire, introduce bene il secondo relatore, perché appunto ci spostiamo dall'ambito più storico all'ambito antropologico, con il professor Bruno Riccio, ordinario di antropologia culturale presso l'Università di Bologna, che appunto ci parlerà di migrazione dal punto di vista, una prospettiva antropologica, riflettendo attorno al concetto di cultura. Il concetto di confini, sia quelli esterni che quelli interni, di nuove generazioni.
di seconde generazioni. Quindi do la parola al professor Riccio. Grazie mille a Daniela Soci, che autorizzo a essere altrettanto severa con me e perciò magari quando mancano 5 minuti mi avverte che così mi riorganizzo nella mia comunicazione, ma ringrazio anche tutte le organizzazioni e le istituzioni che concorrono alla creazione di queste 2 giornate di seminario, ma anche degli eventi che vi attendono nelle altre giornate. È difficile prendere la parola dopo una lecture così brillante come quella del professor Albarani, però ci proverò anch'io, mi aiuto con i PowerPoint, un po' più da primitivo digitale, come mi sottolineano i miei figli. E scusa. Bisogna andare in presentazione, Lo bisogna... so, Oh, sì, ok, perfetto. solo che non c'ho la parte di allora, no, Presentazione, perfetto. presentazione, Lì, ecco qua, perfetto. ci siamo arrivati. Bene, voi ci vedete. Ma io porto un po' me stesso, come è stato detto, insegno antropologia culturale, antropologia dei processi migratori all'Università di Bologna e senza pretese di esaustività, vorrei condensare alcuni spunti che possono essere buoni da pensare. E sottolineerò un po' da un punto di vista più analitico quali sono le caratteristiche distintive del modo di guardare alle migrazioni da parte degli antropologi, e per poi accennare, anche perché anch'io personalmente mi sono occupato di migrazioni africane, a come guardare alla migrazione stando attenti alla interconnessione tra i contesti d'origine e i contesti di approdo, che è un po' una cifra della prospettiva antropologica, ma senza sostare troppo su questo, mi avvicinerò un po' di più agli ultimi 15 anni e alla situazione che ci interpella di più contemporaneamente, guardando anche all'esperienza dei figli degli immigrati, avendo un parterre costituito a maggioranza da insegnanti, pensavo che finire con qualche interrogativo, con qualche domanda sull'esperienza dei figli degli immigrati che incarnano spesso proprio quel nesso tra confini esterni e confini interni che Daniela Socci ricordava nella sua generosa introduzione. Non posso dare per forza per scontato che cosa si intende per antropologia culturale, però non posso neanche soffermarmi più di tanto. Antropos e logos, discorso, studio, scienza degli sugli esseri umani, una volta si diceva sull'uomo, che era politically incorrect, tutti gli esseri umani, ma l'aspetto che mi interessa veicolare è che esiste dagli anni 20 in realtà in poi, l'antropologia possiamo datarla già nell'Ottocento, nasce nel 1871 come vedremo, ma dagli anni 20 non si dà più antropologia se non strettamente connessa all'etnografia, cioè alla ricerca sul campo. Gli antropologi stessi, non più in modo indiretto dagli anni 20 in poi, ma in modo diretto, conquistano la fiducia delle persone, in modo da essere resi partecipi di ciò che fanno e di ciò che se ne fanno di ciò che fanno. Dunque il campo delle pratiche, delle organizzazioni, ma anche delle rappresentazioni, ideologie, cosmologie, religioni e via dicendo. Qual è la pratica con cui si esplora un contesto che non deve essere per forza come agli inizi dei pigmei con gli anelli al naso, può anche essere il reparto ostetricia dell'ospedale di Modena, oggigiorno. Vengono questi contesti esplorati attraverso l'osservazione partecipante. Cosa vuol dire questo ossimoro?
si unisce un'osservazione distaccata con una partecipazione. Quando il contesto lo conosciamo poco, richiede l'apprendimento non solo di una lingua, ma anche di un linguaggio, del fare con gli altri, che può durare parecchio. Ecco, diciamo che il modo di analizzare il proprio oggetto di studio da parte di antropologi richiede anche molto tempo. L'obiettivo, ce lo diceva proprio uno dei padri dell'antropologia, proprio in quegli anni 20, Malinowski, è provare a vedere dal punto di vista del nativo, cioè ricostruire un attimo un fenomeno, un contesto, una vita collettiva dal punto di vista dei diretti interessati. Nel caso del reparto di ostetricia dell'ospedale, allora abbiamo il primario, l'ecografista, l'ostetrica e via dicendo. Ovvio che questo modo di avvicinarsi al mondo porta a una certa sensibilità nei confronti del contesto. Magari era senso comune tra gli antropologi che ci sono dei passaggi dall'infanzia all'età adulta, almeno negli ultimi 2 secoli, se prendiamo sul serio Ries, ma come viene codificato questo passaggio? Tramite quali rituali? Beh, quello può cambiare tra il nord della Lapponia e il centro dell'Amazzonia. Un'altra caratteristica abbastanza ricorrente nel modo di guardare i fenomeni studiati da parte di antropologi è una certa sensibilità olistica e si connette molto bene alle conclusioni della bella relazione che mi ha preceduto. Parliamo di migrazione, migrazione è un fenomeno multidimensionale. Bene, gli antropologi, diciamo che in periodo coloniale avevano la presuntuosa ambizione olistica, no? Quasi mossi da un delirio hegeliano, vado in un posto, guardo tutto di questa collettività e poi lo riporto nei confronti dei miei interlocutori. Come tutte le scienze, anche quelle antropologiche, nella seconda metà del Novecento, si è fatto un sano e salutare bagno di umiltà. Ogni sapere parziale, situato e via dicendo. Però è rimasta la sensibilità olistica, ovvero la consapevolezza, anche le sfere della vita umana sono in grado di influenzare l'una l'altra. Parentela, economia, politica, religione. E questo si predispone, proprio per quello che ha detto il professor Albarani poc'anzi, a guardare un fenomeno totale o multidimensionale come la migrazione. Cioè, me ne sono occupato dagli a metà degli anni 90 di migrazioni, perciò mi sono ritrovato a lavorare con sociologi del lavoro, con demografi, con psicologi sociali, pedagogisti e via dicendo. E alla domanda, ma Bruno, non capiamo bene, questo è un fenomeno economico o religioso? E mi veniva da rispondere alla Nanni Moretti in Palombella Rossa, no? Non parlo così, non penso così. Io ti faccio vedere che l'appartenenza a una confraternita religiosa fornisce nella diaspora un punto di riferimento simbolico che ha delle ricadute emotive e psicologiche importanti, tanto da costituire una piattaforma promettente per intraprendere a livello economico progetti che uniscono il contesto d'origine e il contesto d'approdo, oltre che intermittentemente a essere un volano di un impegno politico nella diaspora per modificare la situazione nel contesto d'origine. Ecco, parlo così, penso così, guardo alle interconnessioni tra le dimensioni della vita umana. Questa è una caratteristica abbastanza ricorrente. Dunque, l'ambizione o presuntuosa olistica è andata via, ma la sensibilità olistica è rimasta, ancora presente. Nelle diverse antropologie possiamo costruire un filo rosso, ma sono veramente diverse, quasi antitetiche, se pensiamo a Levi-Strauss e Geertz, opposti, ma
c'è una comune mission, una deformazione professionale comune, quella di dare un contributo in un modo, in un altro ancora, verso una lettura antietnocentrica dei fenomeni. Come vedete, sono anche in buona compagnia perché mi ha preceduto uno storico che cercava di dare una lettura meno antietnocentrica del fenomeno migratorio. Cosa vuol dire etnocentrismo? No? Una disposizione a classificare, giudicare altri comportamenti, altre culture, secondo schemi di riferimento che caratterizzano il proprio contesto culturale e che, percepiti come familiari, vengono creduti come più appropriati, corretti rispetto alle pratiche e ai comportamenti di altri gruppi culturali. Abbastanza umano, la postura etnocentrica, cioè quello che mi è familiare, mi sembra il modo di stare al mondo, quello che è molto diverso da ciò a cui sono abituato, mi sembra strano, strambo, inopportuno, mostruoso a volte, no? È per questo che uno dei più importanti antropologi della storia della disciplina italiana, Ernesto De Martino, invocava un etnocentrismo critico. Devi tenere a bada queste associazioni di idee, questa disposizione, se ti vuoi aprire, decentrare e capire un modo altro di stare al mondo e ricostruire il punto di vista dei diretti interessati, quel famoso punto di vista del nativo di cui parlavamo prima. Anzi, questo processo di decentramento per predisporsi a innalzare la comprensione della vita di una collettività umana profondamente diversa, magari da quella dell'antropologo, predispone l'antropologia a farsi anche critica culturale, ovvero decentro, colgo un altro modo di guardare e riguardo a ciò che mi era familiare sotto un'altra luce. In questo senso, l'antropologia si è sviluppata spesso come un ragionamento molto critico, no? Che mette in discussione il senso comune. Questo è rilevante quando parliamo, come stiamo per fare fra poco, anche di migrazione, perché non si studiano solo i migranti, o i non migranti in un contesto d'origine, un contesto d'approdo, ma è una lente con il quale analizzare anche criticamente la società nel suo complesso. Per fare questo è utile, sospendere il giudizio, frenare la tentazione di classificare o in modo etnocentrico o, per complicare lo scenario, in modo essenzialista. Cosa intendiamo per essenzialismo culturale? Guardate, un po' tutto il discorso dell'antropologia degli ultimi 30 anni è cercare di capire la diversità, cercando di stare lontani dall'oscilla dell'etnocentrismo, da un lato, e al caridi dell'essenzialismo culturale, dall'altro. Che cosa intendiamo come essenzialismo culturale? È una visione della cultura come una essenza astratta, che si traduce automaticamente, meccanicamente, in comportamento, atteggiamento e via dicendo. E in questo, la definizione più nota, che gli antropologi for hanno fornito del concetto di cultura, per una disciplina che si chiama antropologia culturale, non è un concetto secondario, pur avendo, freccia al proprio arco. Vedete, si parla di acquisito, no? La cultura è acquisita e trasmessa da un uomo sociale, si ricordava poc'anzi, da un essere sociale come l'essere umano. E, bene, grazie, se pensiamo che anticipano di mezzo secolo un periodo come la Shoah, dire che la cultura non è ereditata geneticamente, ma viene acquisita e trasmessa attraverso interazione è un progresso. Ma detto questo, però, questa definizione, che è più diffusa, popolare nel senso comune, soffre di una certa staticità e di un'idea un po' monolitica della cultura, come se fosse una cosa che si ha, che si traduce meccanicamente in comportamento e in atteggiamento. Esistono diversità interne a una configurazione socioculturale, sulla base del genere, delle generazioni, delle classi sociali, degli status giuridici e via dicendo.
E in più l'essere umano non è un pupazzo di spugna che assorbe acriticamente conoscenze, credenze, norme e le rivomita per la generazione successiva. È un soggetto pensante, desiderante, che negozia e contesta il senso delle norme, delle abilità e capacità che vengono a cui che crescendo in un contesto si ritrova ad esperire. È anche per questa serie di motivi che progressivamente si sono formulate definizioni sempre più dinamiche della cultura, è stata sempre pensata meno come un complesso unitario, un insieme integrato, e sempre più come un processo differenziato anche al suo interno, in costante movimento di ricomposizione e contaminazione, continuamente reinterpretata dagli soggetti stessi, che sono soggetti, ripetiamolo, pensanti, ok? E questa consapevolezza chiamiamola pure anti-essenzialismo. Dunque cerchiamo di evitare l'essenzialismo quanto l'etnocentrismo. È questa idea di una cultura come qualcosa di chiuso, sigillato, meccanicamente sovrapposto a un territorio che ha portato l'antropologia a trattare il fenomeno del movimento umano con un po' di ritardo rispetto ad altre discipline. Ma alla fine degli anni 40, primi anni 50 del Novecento, liberi da questo concetto un po' statico, no? Di una cultura non solo che si ama, una cultura anche che si fa e che si trasforma, ecco che gli antropologi hanno cominciato a studiare le migrazioni in modo abbastanza sistematico e approfondito. E il primo aspetto che hanno trattato è il rapporto tra cambiamento sociale, culturale e movimento delle popolazioni, mostrando come c'è un rapporto circolare, l'abbiamo visto anche storicamente prima, ovvero è foriera di cambiamento, ma anche a volte causa di cambiamento la migrazione. Altro aspetto che attrae l'attenzione degli antropologi sono le reti. Quanti che si sono occupati di migrazioni hanno raccolto la narrazione un migrante si muove sempre con un indirizzo in tasca o di un parente o di un correligionario. Si guardano anche alle relazioni sociali che uniscono migranti e non migranti in entrambi i contesti, ma se apro questa porta la faccio troppo lunga. Vorrei aggiungere però che la messa in discussione del concetto di cultura ha portato a contribuire anche nell'analisi del razzismo contemporaneo, no? Denunciando quei razzismi differenzialisti che celebrano le differenze culturali astratte, essenzializzate, per normalizzare, legittimare le disuguaglianze socio-economiche o di accesso a opportunità e diritti piuttosto concrete. Come vedremo con l'esperienza delle seconde generazioni, tuttavia, non dobbiamo pensare solo ai culturalismi, no? La diversità apparente a livello fenomenologico ancora conta, come si è vestiti, il colore della pelle, a volte nella quotidianità è qualcosa che può far decidere chi viene perquisito o meno, a chi si affitta un appartamento o meno e via dicendo. Tutto questo è un gioco tra confini esterni che non sono da pensare come nella mappa sovrapposte e limitanti determinati territori, ma hanno storicamente la capacità, ed è stato anche questo detto bene precedentemente, di filtrare, selezionare e dunque facilitare quella che alcuni hanno chiamato una inclusione differenziale nel corpo sociale della società di immigrazione. E vedremo più tardi come questo ha delle ricadute non su chi si è spostato, ma su chi è nato e cresciuto nella società italiana, a cui si tende però a ricordare in continuazione il fatto che i loro genitori un giorno o l'altro hanno attraversato un confine territoriale. Ma la cifra, l'aspetto principale che contraddistingue l'approccio
socio-antropologico rispetto, non so, a quello dei geografi, dei sociologi, nello studio della migrazione, è una consapevolezza della stringente interconnessione tra contesti di origine e contesti di immigrazione. Se prima era studiato nella dimensione che unisce il rurale e l'urbano, no? Con lo sviluppo dell'antropologia urbana, l'analisi dei processi di urbanizzazione, dagli anni 90 in poi si è parlato sempre di più di connessioni transnazionali che costruiscono dei campi sociali attraverso gli spostamenti, l'uso delle nuove tecnologie, ma campi sociali che attraversano confini amministrativi, politici e geografici, costruendo un campo sociale che unisce il qui e lì e che un pochino mina la rappresentazione diffusa anche nell'interculturalismo diffuso nel nostro territorio, no? Che rappresenta l'immigrato come sradicato da un contesto per faticosamente assimilarsi in un altro, contesti anche questi pensati come immobili e statici. Invece la capacità sempre aumentata anche con lo sviluppo delle nuove tecnologie, la velocizzazione dei trasporti, di essere qui e lì contemporaneamente crea uno spazio sociale che ci porta a diffidare del nazionalismo metodologico o del ragionamento di Stato, a pensare tutto solo dal punto di vista dello Stato nazionale di immigrazione. Non è solo un termine, è un termine che serve a nominare un esempio di vita concreto. Io ho indagato soprattutto negli ultimi 25 anni quello spazio sociale transnazionale che unisce il Senegal e l'Italia, però se parlo di Modu, che va dai sindacati ed è particolarmente perché gli straordinari promessi, scusate, i pagamenti degli straordinari fatti in estate, promessi per settembre, non sono stati ancora pagati e siamo a novembre, ma questa volta è particolarmente seccato perché aveva promesso a sua cugina nelle periferie di Dakar che per il battesimo del suo secondo figlio avrebbero fatto delle feste che avrebbero lasciato la bocca aperta a tutti i vicini e le voci sarebbero arrivate perfino nel villaggio d'origine di suo padre, di mio zio e di mio padre. Ecco, questo è vivere in un campo sociale transnazionale. Quello che avviene ora qui è legato in modo stringente con quello che sta avvenendo ora in un contesto estremamente lontano e remoto. E, seguendo persone, individui, progetti, ho ricostruito a più riprese dei campi sociali transnazionali. Questo mi ha permesso di lavorare anche nel contesto d'origine, che ripeto è qualcosa che si prende a prendere piuttosto sul serio, e ad analizzare quelle culture delle migrazioni, quel modo di dare senso alla migrazione o di utilizzare la migrazione come volano simbolico per elaborare il cambiamento che caratterizza il contesto in questione. Si parla del migrante o dell'altrove o della Francia o dell'Europa, ma per rinegoziare, ristabilire o rafforzare delle gerarchie di valore su ciò che è bene, male, opportuno, vantaggioso o scorretto, inappropriato e via dicendo. Un impegno particolare negli anni 2000 è stato anche legato all'associazionismo dei migranti e alle attività di cosviluppo che univano i due contesti. Ho nostalgia di questo periodo perché era un periodo pre-crisi economica in cui la mobilità era pensata a più livelli come una risorsa di cui beneficiano entrambe le sponde della migrazione. Devo dire che non tanto solo la crisi economica, ma il piovere sul bagnato della famosa crisi dei rifugiati, prodotto dal fatto che queste migrazioni tutto d'un tratto diventano migrazioni forzate. Ma è stato un po' anche accennato precedentemente, forzate da cosa?
forzate molto dalle politiche di chiusura dell'Europa, che titillavano il consenso crescente verso delle posizioni di anti-immigrazione, non solo quelle che conosciamo molto bene nel nostro paese, ma in tanti altri contesti e non solo europei. I mutamenti nelle politiche migratorie degli ultimi 10 anni sono importanti, nel senso che hanno chiuso ad imbuto l'accesso in Europa, e l'unico modo per accedere legalmente è quello del richiedere asilo, no? E di dimostrare di essere meritevole di poter essere presente sul territorio perché in fuga realmente da qualcosa. Sono 10 anni in cui la chiusura dei confini e contemporaneamente la spettacolarizzazione delle frontiere, delle politiche di frontiere, sono state la risposta, con tanti effetti collaterali, a mio avviso, non solo sulle vite concrete delle persone, ma anche sull'elaborazione collettiva del fenomeno. Nel senso che è stato rimosso 20 anni di immigrazione in Italia. Tutte queste esperienze, associazionismo, cosviluppo, seconda generazione, vi dico solo questo per sintetizzare, perché mi porta anche all'argomento successivo, 70% degli italiani era a favore dello Ius Soli 10 anni fa, ok? Siamo riusciti a ridurli al 25%. Allora, non ripeto quanto i miei amici sociologi come Ambrosini mostrano a destra e a manca, trovo che a decostruire le rappresentazioni diffuse è stato ancora più efficace il professore prima, però ecco, in realtà dopo il picco del 2015-2016 è stazionaria, prima del Covid ancora, non sono solo richiedenti asilo come motivazioni reali, e sono le politiche che canalizzano in quella direzione, non è prevalentemente africano o medio orientale, la maggioranza è europea, non è prevalentemente maschile, maggioranza è femminile, non è prevalentemente musulmana, ma da paesi di tradizione cristiana. Questi sono i giochi che piacciono e servono, non c'è niente da fare a smentire le rappresentazioni diffuse con dei dati alla mano. Quello che a me interessa è sottolineare che la produzione, esiste una produzione legale di illegalità, già con la Bossi-Fini in realtà, e i migranti attraversano le politiche frontaliere e migratorie e si ritrovano a inserirsi in un modo differenziale, facilmente sfruttabile in un mercato del lavoro intensivo, come tutti i lavori di sociologi sul lavoro agricolo nel sud Italia, a fianco ai campi di accoglienza hanno mostrato. Ma a mio avviso è l'esperienza dei figli degli immigrati che ci mostra al meglio la connessione tra confini esterni ed interni. Infatti, se, come la politologa Zincone, consulente della presidenza prima del Consiglio negli anni 90 e poi della presidenza della Repubblica nei primi anni 2000, evidenziava nei suoi rapporti integrazione, termine che adesso è molto contestato, ma analiticamente proponeva un'analisi di un processo bidirezionale, no? Non unilaterale, non a senso unico. Opportuno come invito, inopportuno nel caso di chi è nato e cresciuto nella società di cui si sente parte. Se prendiamo una web page di seconde generazioni organizzate in associazioni, leggiamo: non abbiamo necessità di integrarci quanto non ne ha qualsiasi persona nata o cresciuta in Italia. Noi seconde generazioni non siamo degli immigrati, nel bel paese ci siamo sempre stati. E dicono a chiare lettere, quanto è inopportuna la domanda anche benevola, un po' come si dice, paternalista, non so, che perfino mia madre fece a una povera amica di origine subsahariana, però nata e cresciuta in Europa, che gli chiedeva se aveva nostalgia di casa, no? Ma Gali, oltre a litigare con Salvini nel derby allo stadio, aveva fatto già tempo fa una canzone dove diceva con chiare lettere questa questione.
All'epoca, però, qualche anno fa, sembrava veramente a portata di mano la trasformazione della legge sulla cittadinanza. E molti, soprattutto quelle avanguardie di figli di immigrati che si organizzava in associazione, entrava nello spazio pubblico, beh, alcuni di loro sottolineavano comunque quanto la cittadinanza avesse una dimensione formale, ma che la partita lunga, di lunga durata, era quella della traduzione in pratica, nella vita quotidiana di alcuni diritti e di accesso a opportunità. Se mi danno la cittadinanza è una cosa burocratica, io sono sempre uno straniero. Se cammino per strada sono sempre un marocchino, non ti credere. Anche se fai vedere il passaporto rosso di cittadino italiano, sei sempre marocchino. Agli occhi della legge sei diventato un italiano, a tutti gli effetti, ma agli occhi della gente che non lo sa, rimani uno straniero. È interessante perché è antica questa accettazione, ma è ancora molto attuale, come se avesse visto anche davanti l'involuzione collettiva che ci ha poi atteso, come se anticipasse Macerata, Firenze e via dicendo. E gli aspetti anche violenti della razzializzazione a cui abbiamo assistito e che neanche gli addetti ai lavori avrebbero mai previsto, devo dire, è stata una doccia fredda importante. Comunque, solo con la loro esistenza rappresentano un effetto specchio, avrebbe detto Sayad, anche di forme caricaturali, perché rappresentano un futuro sganciato dalle logiche del mercato del lavoro che noi conosciamo bene come italiani, no? Il modello Gastarbeiter che abbiamo conosciuto come immigrati in Germania, no? Però poi dopo torni. Ecco, invece la presenza, no? di quella che viene percepita come un'alterità non legata ai bisogni del mercato del lavoro è qualcosa che viene non facilmente digerita. Registriamo comunque una continua difficoltà a pensare un italiano nero, nonostante i gol di Balotelli, un italiano musulmano, nonostante Sanremo vinto da Mahmood, ce n'è, anche perché c'è una forte politicizzazione delle appartenenze che già all'epoca, già 10 anni fa, noi registravamo una forma di discriminazione diffusa, agita più che conclamata. Poi invece si è palesata, si è sentita più sdoganata, diciamo, in quel triennio tremendo tra il 2015 e il 2018. Non c'è solo la dark side però di queste esperienze, è importante, lo dico con la consapevolezza del fatto che la maggioranza dei partecipanti sono degli insegnanti, ci sono anche delle opportunità nell'esperienza e nell'occasione di vita sociale dei figli degli immigrati, la pluralità di riferimenti simbolici, la mediazione tra contesti continua, tra casa, famiglia. Queste costituiscono una buona palestra per navigare la società contemporanea. Tant'è che Enzo Colombo, in una ricerca sulle rappresentazioni della cittadinanza tra le seconde generazioni a Milano, registrava come l'idea di creatività, fantasia, capacità di combinare elementi differenziati fosse risentita come più rilevante di un'autorappresentazione coerente, come un'idea un po' fissa, categorica dell'identità, ci indurrebbe a pensare. La collega che anche Soci conosce, Tarabusi, insieme a Pazzagli, hanno registrato come la sola presenza nel mondo dei servizi mette in discussione proprio quelle disposizioni un po' essenzialiste nel pensare etnicità, religione e cultura che abbiamo messo in discussione all'inizio dell'intervento. Tuttavia, tutte queste potenzialità si scontrano con un altro cantiere che sto esplorando e che è quello dell'attrazione del neonazionalismo, del neofascismo tra i giovani adolescenti in Europa, in cui le logiche binarie, noi loro, no?
risultano particolarmente attraenti, soprattutto quando diventa così difficile proiettarsi in un futuro incerto. È uscito un bellissimo libro molto antico ma molto attuale, che è Integralismi europei di Douglas Holmes, che consiglio nonostante sia di faticosa lettura, perché ci mostra come già negli anni 90 il Front National di Le Pen, il National Front in Gran Bretagna, poi noi abbiamo conosciuto molto bene la stessa identica storia solo con 10 anni di ritardo, ecco. Però fanno vedere cosa è sexy e perché si segue il pifferaio magico, no? Le rappresentazioni una volta più coerenti e in grado di trasmettere un senso di identità e di mobilità sociale, no? No, stringo la cinghia ma mio figlio farà il dottore, proprio nei magnifici anni 60, no? E diventano poco credibili in una società contemporanea, no? Dove Erdogan e Putin da nemici giurati diventano alleati di ferro da un giorno all'altro, no? E comportano il proliferare di retoriche identitarie, e di questo basta leggere i giornali per accorgersene, no? I discorsi su chi ha e chi non ha diritto, no, d'accesso a un insieme di risorse sono stati molto rewarding, hanno pagato bene nelle campagne elettorali continue degli ultimi 10 anni, no? Discorsi sull'incomunicabilità tra culture e che vedono gli stranieri persone culturalmente differenti in modo incommensurabile diventano sempre più attraenti e dunque ci lasciano con degli interrogativi che vi sottopongo e che magari possono informare la nostra interazione dopo il prossimo relatore, quando apriamo un po' al confronto, è come, chiedo io anche a voi come insegnanti, come disinnescare l'attrazione delle molteplici forme di razzismo contemporaneo, quella culturalista, la razzializzazione, la linea del colore che rimane sempre attuale. Come coltivare una postura anti-essenzialista che riconosce che sono le persone ad incontrarsi e scontrarsi e non le culture, le civiltà o le collettività? Io a volte intervengo facendo in modo che non so, con insegnanti direi, passerei la prima mezz'ora a chiedere di buttare sul tavolo tutti gli stereotipi che ci sono sugli insegnanti. E poi dopo invece contrastarle con l'effettiva esperienza pratica di tutti i giorni. Lo faccio anche con i funzionari pubblici e va molto bene, perché a quel punto si rendono conto che fanno esattamente la stessa operazione quando parlano, pensano agli utenti di origine straniera. Ma in poche parole, concludendo, voglio interpellarvi su come incentivare una nobile logica dell'esperienza contro le crescenti, inarrestabili retoriche dell'appartenenza e, più nel nostro piccolo, come valorizzare il cosmopolitismo potenziale dei figli dei migranti piuttosto che stigmatizzarlo e castrarlo con continue domande come alla campionessa di pallavolo: ma ti senti più nigeriana o più italiana? Che dice: ma io sono estremamente contenta di essere italiana e nigeriana. Mi fermo qua. Grazie mille, non ti ho dovuto dire mancano 5 minuti perché diciamo sei stato perfettamente iniziato. Mi sono autodisciplinato. Sei autodisciplinato, esatto, e sono molto interessanti, sono queste domande che poni, su cui poi discutere.